visto le donne cattoliche, ma quel gruppo, quel gruppo va avanti da solo, interamente, non riusciamo, nessun altro gruppo è così autosufficiente. Quante sono le donne cattoliche? Non riesci a contarle, solo nella diocesi di Mangosi, quelle legate a questo centro, che diventa un po', raccoglie fondi attraverso il lavoro che fanno, l'accoglienza, per permettere gli incontri di formazione. Solo nella diocesi di Mangosi sono 15.000, ma 15.000 donne. E questo è un piccolo centro. 15.000 donne che nei loro villaggi, è incredibile, si ritrovano come donne e si insegnano l'un l'altro i piccoli mestieri. Bellissimo, vicino a Matola, dove hanno fatto quella fontana, lì si radunano le donne che da sole hanno fatto una banca di microcredito loro. Non hanno l'aiuto di nessuno, ognuno mette 100, io voglio chiedere 2.000, te lo prestano per 2 mesi, restituiscono, ripartono da sole. E si ritrovano di Amatola, l'abbiamo incontrata l'altro giorno, e cosa fa? Ogni settimana fanno io. Cioè, hanno una potenza tale che è incredibile, sono formidabili, ma poi c'è la. Anche qui quando uno muore, vuole ritornare al suo villaggio a tutti i costi, la famiglia farà di tutto per riportarlo a casa. A casa dalla madre, a casa dove c'è l'albero, e anche chi non è cristiano fa il sacrificio di versare la birra alle radici di questo albero, che è l'albero della discendenza, l'albero della madre. C'è un insieme di un vissuto cristiano anche, ma molto inculturato, molto vissuto. E nel rispetto di questa cultura ne può venire un insegnamento anche per tanti paesi che vivono adesso queste paure. Un esempio giusto per quando sentiamo di, come si chiamano, imprenditori che si uccidono perché vedono il fallimento di una loro situazione. È terribile, una cosa intanto vedere come vengono lasciati da soli quasi. Cioè, non è che c'è, il governo dovrebbe intervenire immediatamente, non può succedere, non possiamo perdere le persone. Ma pensa come uno arriva a una disperazione di queste povertà. Il Malawi vive povertà ben più grandi, però con quella capacità. Hanno un livello altissimo di sopportazione, anche nel dolore, prima di vedere uno piangere. È enorme la sofferenza che riescono a portarsi dentro e quasi accettarla. Noi diciamo fatalismo a volte, ma è proprio la coscienza che sono forti, insomma, che puoi vincere anche il male, che non. Hanno poi dei proverbi bellissimi, un proverbio che dice i poveri non si stancano. È un proverbio interessantissimo, dice, il povero non si stanca, nel senso un povero non può mai dire sono stanco, perché a chi lo dici tanto non ti ascolta nessuno. Oppure un altro che dice uno schiavo non si arrabbia. Ecco, dice a volte di questa passività, ma dice anche di una coscienza di tanto da chi vado a piangere, devo portarmi dentro questa sofferenza, riuscire a trasformarla. E a volte col sorriso che vedi, è un sorriso certo, in cui credono, ma non viene gratuitamente. Un sorriso che viene da tanta sofferenza, che non ti fanno vedere, che è molto presente. Come lo potete leggere su quei disperati che arrivano a Lampedusa, ma chi li porta a fare una scelta del genere, a attraversare il deserto, a svendere tutto quello che hanno? Ma cos'è che
noi ci fermeremmo anche solo per pigrizia, anche solo perché devi aver dentro un peso talmente tale di sofferenza, di mancanza di libertà nel tuo paese, devi scappare a tutti i costi anche solo per salvare la tua vita. Perché certo poi chi porta questi a sbarcare, come stampa, come televisione, lo facciamo anche. Se non c'è un buon governo, certo che poi si creano queste situazioni, e questo buon governo deve essere nostro, africano. Non possiamo dire all'Europa che state scacciando, ributtando a mare la gente, ma siamo noi che facciamo scappare la nostra gente dai nostri posti.